Allora, il focus tematico ed operativo di questa terza edizione di Apulia, promossa da Apulia Digital Maker. Maker Foggia è un momento di incontro tra gli innovatori, tra tutti coloro che promuovono appunto innovazioni digitali. L'ITS Apulia Digital Maker ha come obiettivo quella dell'alta specializzazione nell'ambito dell'ICT e quindi coinvolge aziende, innovatori, scuole in 3 giorni in cui tutti insieme ragionano, si confrontano, parlano di innovazione tecnologica e digitale. Avete dato un tema peculiare a questa terza edizione o avete cercato di allargare quanto più possibile il campo delle discipline e delle conoscenze? Il tema è l'innovazione e in particolare Industria 4.0, quelle che sono appunto le competenze che stanno sempre più diventando fondamentali nella quarta rivoluzione industriale e che in particolare il nostro ITS forma attraverso i suoi percorsi. Parlando appunto dell'ITS, quali sono i corsi che voi proponete e come, avviene poi l'inserimento dei ragazzi nella vostra scuola? Beh, noi siamo un ITS nell'ambito dell'ICT, quindi delle tecnologie informatiche. I nostri corsi attualmente spaziano dal digital marketing allo sviluppo software. In particolare su Foggia abbiamo un percorso su digital marketing e sulla content creation, un percorso su Industry 4.0 con un focus molto specifico sulle nuove tecnologie e un percorso su Molfetta prettamente dedicato allo sviluppo software realizzato in collaborazione con Expria. L'inserimento all'interno dei nostri percorsi avviene attraverso una selezione, quindi abbiamo un sistema di iscrizione secondo il quale poi avviene un test d'ingresso. Sulla base dei risultati del test d'ingresso vengono immessi per ogni gruppo classe 25 ragazzi. I ragazzi che sono oggi qui a questa prima session sono tutti dell'istituto? No, una parte sono del nostro istituto perché ovviamente loro sono tra gli innovatori del territorio perché studiano tecnologie molto avanzate. In realtà noi abbiamo cercato di coinvolgere tutto il sistema, della formazione e dell'innovazione del territorio per far sì di creare anche contaminazione tra mondi diversi. Grazie.